Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi stiamo celebrando la memoria facoltativa di San Luigi Maria Grignon da Monforte, un grande santo vissuto a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo in Francia. Era un sacerdote diocesano che si fece dare dal Papa allora regnante il titolo di missionario apostolico e girò per varie regioni della Francia predicando le missioni e soprattutto insegnando una grande devozione alla Madonna. È uno dei più grandi maestri mariani di tutti i tempi, nella ferma convinzione che essere fermamente devoti alla Madonna ed essere fermamente uniti alla Madonna vuol dire trovare la via più sicura, più facile e più efficace di unione con Gesù, nonché di riscoperta perfetta degli impegni della nostra vita cristiana che sono stati da noi sanciti quando siamo stati battezzati dal nostro padrino e dalla nostra madrina, ma che tutti noi siamo chiamati a vivere. Le opere di San Luigi Monforte sono un vero capolavoro di spiritualità mariana e non solo, e stiamo ancora in attesa che Santa Madre Chiesa conferisca a questo grande santo anche il titolo di dottore della Chiesa, appunto per la straordinaria bellezza della sua dottrina mariana. Le letture che abbiamo ascoltato oggi ci presentano anzitutto la prima, ecco, un criterio di discernimento molto importante per tutti. Qui gli apostoli si trovavano sotto processo. Gamaliele, che non era un convertito ma era ancora un ebreo, diede questa norma di prudenza molto opportuna, che purtroppo i suoi confratelli non seguirono, che era molto semplice: guardate, chi sono questi 11 disperati? Sono seguaci di un morto ammazzato? Se sono seguaci di un morto ammazzato, tra poco saranno ognuno dispersi a casa propria. Ma se Dio non voglia questo morto ammazzato fosse veramente risorto, e voi li combattete, stare attenti che li mettete a combattere una battaglia contro il Padre Eterno. E le battaglie contro il Padre Eterno si perdono tutti, vero? Perché sono passati 2000 anni e da questi 11 coraggiosi primi apostoli siamo nati noi. Voi sapete che la longevità della Chiesa è una delle prove più grandi dell'origine soprannaturale della nostra fede. Mentre Gesù nel Vangelo, in questo splendido episodio della moltiplicazione dei pani, ci ricorda una cosa molto importante. Questo miracolo necessiterebbe di diverso tempo per essere approfondito per le molte significazioni simboliche che ha. Ne vediamo solo qualcuna. Cosa ci insegna il miracolo della moltiplicazione dei pani? Che Gesù, attraverso pochi mezzi e poveri mezzi, può fare grandi cose. Voi sapete che sia il pane che il pesce sono simboli di nostro Signore Gesù Cristo. Il pane lo capiamo tutti perché lui stesso ha detto di sé: io sono il pane della vita, tra poco consacrando l'ostia. Lui ha scelto di nascondersi sotto le vesti umili di un pezzo di pane, quindi questo è abbastanza facile. Voi sapete che anche il pesce è il simbolo di Cristo. Non so se avete mai visto le catacombe antiche, c'erano sempre questi pesciolini sopra, che erano i segni dei Cristi. Perché il pesce? Un po' complicato, perché in greco il pesce si dice ictius, e mettendo in ordine tutte quante le iniziali, questo è un acronimo, esce fuori Jesus Christos Theoulios Soter in greco, cioè Gesù Cristo che è il mio Salvatore. Quindi cosa vuol dire pochi pani e pochi pesci, e pochi apostoli con questi pochi pani sfamano tutti? Vuol dire che quando Gesù, San Luigi Monforte ad esempio, sceglie anche una sola persona, opera in un essere umano limitato e gli dà la sua grazia, con l'azione limitata di questo povero uomo può sfamare una moltitudine di gente, di avvicinare una montagna di gente al Signore. Lo successe tante volte nel corso della storia. Stato San Luigi, poco dopo San Luigi in Francia c'è quel grande santo per la Dodarza, poi nel secolo dopo in Italia è venuto San Pio da Pietrelcina. Quindi Dio, le sue opere funzionano così: attraverso strumenti piccoli realizza delle cose grandi. Perché? Per vuole farci capire che dietro i suoi poveri strumenti c'è sempre lui. Noi non dobbiamo mai attaccarci neanche ai santi, perché i santi dobbiamo ringraziare Dio che ci rimanda e dare gloria a lui per quello che hanno fatto, perché sono sempre dei poveri strumenti nelle mani dell'Altissimo. L'ultima cosa, che non c'entra molto
sulla prima parte, ma che è importante, vedete come Gesù raccomanda di raccogliere i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Ecco, questo ci ricordi che io proprio nei giorni scorsi ho ripreso un punto, attenzione a che fine fanno i nostri alimenti dalla nostra tavola. Gli avanzi, ricordatevi quello che dico, non vanno mai per nessun motivo gettati al secchio, ma manco una mollica, perché Dio non vuole che la sua grazia sia sprecata. Certo, i pani e i pesci moltiplicati da Gesù erano anche di origine soprannaturale, ma anche le cose che hanno origine naturale così devono essere trattate. Troverete in giro nei banchetti della buona stampa, ho fatto arrivare 100 copie, un libretto azzurro che vi consiglio di leggerlo, adesso se sono presi l'ultimo ce li diventerò, che è la testimonianza di Gloria Polo. Non vi anticipo, questa donna, una dentista colpita da un fulmine che si è trovata in fin di vita, quindi in stato di coma, e il nostro Signore Gesù Cristo gli ha fatto vedere quello che gli sarebbe successo se fosse morta in quello stato. Tra le cose che gli rivelò è che lui chiede conto a noi anche di un chicco di riso sprecato. Mi ricordo quando, l'ultima volta che arrivarono i libri nella scorsa parrocchia, qualche giorno dopo arrivò una persona a confessionare tutta preoccupata, dice: padre, guarda l'inferno! Dico, guarda l'inferno, che è successo? Chi è che ha fatto? No, io vado all'inferno sicuro al 100%. Ci ho letto il libro, dice, là si dice che se spreco un chicco di riso, io ho buttato un sacco di roba, ho un sacco di roba dentro al secchio. Dico, calma, tranquillo. Mo hai preso coscienza, chiedi perdono a Gesù, da oggi in poi cercherò di non farlo più, perché come vedi, se butti la roba, alla scotti con minimo purgatorio, se ne butti troppa potrebbe andare ancora un po' peggio. Quindi attenzione ad avere questa sensibilità, perché noi stiamo nella società del benessere, ma ricordiamo che con quello che noi buttiamo sarebbe sfamato 4 volte tanto il numero della gente che muore di fame. Sapete quanta gente muore di fame ogni anno? 800 milioni di persone. Sapete soltanto con le cose che noi buttiamo nel secchio quante persone mangerebbero? 3 miliardi e 200 di persone, 3 miliardi e 200 milioni di persone, solo quello che buttiamo al secchio. Quindi quando qualche amico vostro mi dice: ah, ma tu vai in chiesa, ma perché vai in chiesa, se Dio è tanto buono, perché i bambini muoiono di fame? Ricordatevi questi numeri: i bambini muoiono di fame non perché Dio non è buono, ma perché noi buttiamo la roba dentro al secchio anziché conservarla e condividerla con chi è privo del necessario. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci doni lo stesso amore per lei che aveva San Luigi, il suo stesso zelo apostolico, e che ci conceda di essere attenti anche a questo particolare non indifferente, di ringraziare il Signore per i doni e per le grazie che ci dona, senza mai sprecare sia quelle materiali sia quelle spirituali. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.